caso Eluana Englaro, in coma vegetativo per 17 anni prima che una sentenza decretasse la sospensione di idratazione e alimentazione, è il punto di partenza di Bella Addormentata, film in concorso di Marco Bellocchio. Con l'intento di comprendere nell'occhio della macchina da presa tutte le parti in causa, in casi più o meno simili a quello Englaro, il regista segue gli ultimi 6 giorni di vita della ragazza intrecciando diverse storie. Quella del senatore PDL chiamato a votare una legge che impedisca l'attuazione della sentenza, che è in conflitto con la propria coscienza, a sua volta in contrapposizione con la posizione della figlia, militante del Movimento per la Vita, e ancora la storia di una tossicodipendente a cui le testarde cure di un medico impediscono il suicidio, quella di una ricca attrice francese che ha abbandonato la carriera e il secondo figlio per accudire la primogenita in coma come Eluana, circondata da fiori, assistenti e infermiere, e infine quella della figlia del senatore che si innamora di un ragazzo attivista del Movimento per la Libertà di Scelte sull'eutanasia. Tutto questo, va detto, da un lato arricchisce il quadro, cercando onestamente di rappresentare tutte le possibili posizioni rispetto a un tema delicatissimo per l'opinione pubblica e ancor di più per la coscienza individuale. Dall'altro, rischia di allargare il discorso e non approfondire davvero il dramma vissuto da chi assiste, e non sempre in interni borghesi, i propri cari in coma o malati terminali. Lo sguardo acuto del regista, tipico di Bellocchio, resta e sa descrivere bene il clima confuso del paese, così come le beghe politiche o le contrapposizioni familiari rispetto alla gestione del fine vita. La costruzione calibrata e attenta delle immagini e delle battute della prima parte della pellicola, che molto conta sulla magistrale interpretazione di Servillo ed Erlitzka, viene in parte sprecata nella seconda, appesantita da dialoghi troppo espliciti in storie sentimentali vicine al gusto della fiction televisiva.